Cari amatissimi amici di Fuori Onda, io vorrei aprire una piccola rubrica che si chiama Il venerdì dello schifo, ovvero sia di quelle cose che veramente fanno schifo. Allora, per esempio, che Renzi sia stato beccato fuori Onda. A dire e qui, qui proprio ci sta come il cacio sui Maccheroni fuori onda, fuori onda, a dire che lui la derivabilità non la può dire su questa eh, opa, insomma, su questa fondazione onda la fondazione, insomma. vabbè, e che insomma non seguono immediate dimissioni. Altro paese si dice: no? in qualunque altro paese civile sarebbe stata la volta buona delle dimissioni, giusto? E invece, no, quello lui c'ha il partito suo. cioè, oramai noi abbiamo la gente che c'è il partito suo. Allora, Grillo c'ha il partito suo, ma diciamo che è partito più dalla base. Io sono. Fan di Grillo, sono M5S, lo sanno tutti, il PD meno diceva Renzi. Era una cosa seria una volta. Io ero PD, ero PD. Poi mi sono accorto che i figli, dei, quelli del PD, si trovavano i meglio posti e quell'altri, magari con più meriti con più cose. Ora, io vorrei campare da cittadino, cioè poi anche rispetto all'M5S. Io sono un, un movimento, quindi non sono parte di un partito, sono parte di un movimento di cittadini, quindi sono cittadino, no? E anche questo mi è simpatico nell'M5S. Io sono cittadino, ovvero sia nel momento in cui l'M5S si dovesse riempire di venduti. Io non lo voto più, ma è una cosa normale, no? Anche eh, eh, la cosa dei de, de Salvini, si capisce? Lui dice, gli italiani vogliono pagare meno tasse, sono stanchi di essere sfruttati dalle banche tedesche. Questo lo potrebbero capire un po' tutti i partiti, senza bisogno che questa cosa sia appannaggio di un partito che poi magari per votare questa cosa che sembra pure giusta noi ci troviamo in una situazione di dovere che ne so mh, prendercela con quelli che scappano dalla da Nigeria non c'entra niente vabbè comunque nell'ora velenosa del venerdì si può dare sfogo a ciò che nella pancia bolle si dorme meglio dopo allora Renzi dovrebbe dimettersi è fisiologicamente uscito da un partito che sta cercando di rientrare sulla carreggiata di tanta bella gente c'è stato Gramsci c'è stato come dire, Berlinguer c'è stato eh, tanta gente onesta bella non si poteva finire con Renzi. Si è fatto il partito suo. Ci sta dentro le fondazioni, le OPA. Ormai facesse una SPA, facesse una SPA direttamente, a ah, Fiorentina, appalti eh, e partiti. Non, non so dove vogliono arrivare questi dei de 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 Renzi. Ma e dire che poi era partito. Da un partito blu laburista, insomma, non si capisce. E l'altra cosa che veramente mi fa pietà è il film di Albanese. Devo dire che una cosa giustamente. In un articolo sul Fatto Quotidiano, c'era la seguente frase: Non possiamo neanche parlare di regia. È una cosa pietosa. Brutto dall'inizio alla fine, non si ride mai. Ha fatto 5 milioni di euro. Ma ne è costati molti di più. Speriamo che il signor Mieli si renda conto che oltre ad accontentare gli amici degli amici, esiste, esiste un intero mondo di filmmaker, di persone interessanti che tentano strade a volte. E difficili a volte sbagliate, ma sperimentano veramente qualcosa e non buttano i soldi dalla finestra con delle cose consumte e con dei registi consunti. Buona serata.